L'incontro di oggi qui a Cinta mi sembra un'ottima occasione per comprendere come la questione della tecnologia si in qualche modo inserisca un po' in tutti gli aspetti delle attività e soprattutto delle attività creative. Quindi abbiamo pensato di affrontare questo argomento in un modo complesso ma non particolarmente complicato. Abbiamo cioè pensato prima di tutto di raccontare un po' la storia della tecnologia, come la tecnologia fosse una parte, in realtà la tecnica fosse prima, una parte naturale del modo di pensare alla produzione architettonica e artistica, cioè di come la natura del materiale, le sue proprietà, le sue prestazioni proseguissero abbastanza naturalmente nel modo in cui gli architetti pensavano agli edifici, gli scultori alle sculture o i pittori ai loro quadri. Tutto in un equilibrio abbastanza ovvio, come dire, abbastanza contestuale, che viene in qualche modo messo in crisi dal moderno. Per moderno noi abbiamo inteso uno spazio abbastanza ampio, cioè dal secolo XIX, secolo nel quale appunto l'esplosione dell'industria, quindi della tecnica e quindi di un modo di pensare alla costruzione fortemente incentrato sulla tecnica, fa sì che la tecnica emerga, no? Venga fuori dal complesso, dalle triadi vitruviane, dai manuali, dalle molte regole che si usavano per costruire. Attraverso progetti come la Torre Eiffel o come la Serra di Paxton vediamo proprio la tecnica che esce e diventa un soggetto forte in sé. Da quel momento in poi cambia un po' la relazione tra la tecnologia e il modo di pensare la progettualità e diventa un interlocutore forte, a volte ignorato, no? Come in molti periodi del moderno in cui l'ideologia sostituisce in qualche modo la tecnica. È più importante appartenere a un modo di pensare lo spazio, un modo di pensare le cose, che non, diciamo, costruire bene, costruirle con efficienza, eccetera. Questo lo abbiamo visto succedere nelle lezioni di oggi, lo vediamo succedere nella modernità, nei progetti dei grandi maestri del moderno, Le Corbusier, Gropius, Mies, progetti appunto molto deperibili non a caso, perché proprio non volevano misurarsi con la questione della tecnologia, sceglievano una tecnica, generalmente quella del cemento armato e quella del ferro, e la applicavano senza occuparsi a fondo della questione tecnologica. Vedremo poi, abbiamo visto insieme riaffiorare il tema della tecnologia invece molto forte in un periodo più contemporaneo, appunto sempre con molta indipendenza, con molta autonomia, ormai con autonomia rispetto alle altre parti, no? Alle altre componenti del pensiero creativo. E vediamo nel mondo di oggi la tecnologia manifestarsi con forte protagonismo sia nel pensiero digitale, no? Nell'applicazione delle tecniche digitali alla progettazione degli edifici o alla concezione artistica, comunque al pensiero spaziale, oppure nelle sue versioni più tecniche, cioè più legate alle questioni della sostenibilità, alla tecnologia come soluzione di problemi che hanno a che fare con i mali del pianeta. Per fare questo, appunto, la cosa migliore ci è sembrata quella di mettere insieme una visione generale di tutto questo con alcuni contributi specifici che hanno affrontato proprio questi due aspetti che ci sembrano molto rilevanti della questione tecnologica di oggi. La prepotenza della questione digitale, che viene raccontata da Luca Di Lorenzo, un esperto architetto, e invece la questione climatica e ecologica della sostenibilità, che vediamo attraverso il racconto svolto da Chiara Tonelli, un'architetta molto esperta. Tutte insieme a questo quadro generale, pensiamo che tutto questo possa restituire a chi lavora in un mondo che ha a che fare con l'architettura, l'arte, la creatività, il pensiero e il design, una consapevolezza più forte di come la tecnologia sia oggi un animale doppio, no? A doppia faccia. Da un lato un soggetto a servire, no? A mettere in condizioni il pensiero creativo di svolgersi, ma dall'altro come soggetto esso stesso della creatività, investigato dagli artisti, dagli architetti, da chiunque debba, dai designers molto spesso, tutti quelli che possono scegliere un approccio specifico alla questione del progetto. Parlerò di abitanti del futuro, come costruirli, come prepararli, come rendere possibile quindi avere degli utenti, delle case che sono quelle a zero energia, ad alta efficienza energetica, quelle che l'Unione Europea chiede con forza attraverso i suoi programmi, i suoi progetti e che noi stiamo cercando di mettere in campo attraverso le competizioni Solar Decathlon.
Allora, il mio intervento di oggi si dividerà in due parti. Nella prima parte cercherò di essere molto schematico sulla distinzione tra architettura pre-digitale e architettura digitale. Questo metterà in luce ciò che sono i principi invarianti di un'architettura per così dire analogica, e quindi classica, rinascimentale o moderna, e quello che sono invece i principi alla base dell'architettura digitale. Nella seconda parte invece cercherò di trovare quattro filoni di ricerca più importanti all'interno dell'architettura digitale, e questi sono il generative design, il controlled process, il form finding e la kinetic architecture. Per fare questo userò quattro figure, quattro guru, ognuno importante per il proprio filone. Questi quattro architetti sono Peter Eisman, Frank Gehry, Chuck Obermann e Luigi Moretti.